siamo qua con Anna che ha partecipato alla Summer School, quindi si è fatta tutta, no? Di tutti i modi. Com'è stata questa esperienza e rispetto alle aspettative che avevi all'inizio quando sei iscritta, come sta andando avanti? Ancora manca poco per finire, ma insomma è già visto come finirà, no? Due aggettivi, sì. Che mi ritornano in mente in questi giorni, e sono ricca e livello altissimo di confronto. Io sono arrivata con delle aspettative alte, perché erano molti anni che non facevo formazione, ma mi occupavo di formazione degli altri, e quindi mi aspettavo un corso che mi desse degli stimoli ricchi sulla gestione della complessità e sulla complessità. Avevo paura di un corso dove si ripetessero cose già conosciute, con modalità già conosciute, che nel mio caso poteva essere, visto che faccio un lavoro che si occupa anche di questi temi. Non l'ho trovato. Ho trovato un corso ricco in termini di contenuti e di modalità con cui li affrontiamo, e un altissimo livello di confronto sui temi della complessità, veramente alto. Cioè, io erano anni che non entravo in relazione con persone e dovevo impegnarmi 8-9 ore al giorno per riuscire a gestire il livello del confronto. Se chiedessi a un tuo cliente, sì, fra una settimana, fra un mesetto, che cosa sarà la differenza che lui vedrà rispetto a quello che hai preso qua? Cioè, come cambierà il tuo lavoro? Cosa mi dirà il tuo cliente? Dice, ma sai che Moanne è cambiato un po', mi ha dato un approccio nuovo, mi ha aiutato a fare anche questo, no? Quindi... Che non gli darò un'unica soluzione. Io, per richiesta dei clienti, che è quella di velocità e focus, normalmente vado ascolto, raccolgo i bisogni e do una, massimo due soluzioni in intervento di lavoro. Ho capito che sia nella fase di ascolto che nella fase di restituzione della soluzione, più allargo e più do possibilità e opportunità, più si porta a casa valore lui e io. Quindi, esatto. Sì, non avrà più una persona che arriva e dice, ah, e poi un'altra cosa, quindi gli darò più soluzioni, e l'altra cosa è, saprò meglio perché rispondere di no. È interessante questo, no? Perché comunque nel momento più ampi le soluzioni che dai al cliente, costruisci anche del no in questo caso questa. Se vai con una sola soluzione, ti trovo davanti una persona con cui devi negoziare su una cosa che è unica, e quindi probabilmente il valore diminuisce. Ne hai molte, puoi dire maggiormente no, ma dare probabilmente valore. Esatto. È una cosa che mi viene da pensare, che quando dici no, in effetti dire no è un modo molto profondo per fare in modo che quando poi dici sì è davvero un sì totale, no? Esatto. E quello che vedo qua nella Summer, quello che vedo qua poi con tutti gli approcci complessi di questa la Summer, la Winter, è il fatto che le persone dicono sì e dicono sì realmente, cioè sono autentiche in tutto quello che fanno, dalla pausa caffè sono sempre loro, no? E questo dire sì comunque, questo è un approccio interessante. E poi anche un fatto di educazione del cliente, perché che aiutano a crescere non funzionano solo quei figli, ma anche quei clienti. Bene, ringrazio. Quindi sono curioso di vedere fra un mesetto cosa cambia, no? Okay. E vedere di volta in volta i vari passaggi. Magari ci becchiamo all'Inter o all'Inter Semina. Dai, grazie. Grazie.